Venerdì 18 settembre 2020 è stato il suo ultimo giorno di lavoro al pronto soccorso dell'ospedale Versilia per il dottor Gino Barbacci, 65 anni, che dal 1 novembre prossimo andrà in pensione, dovendo recuperare ferie arretrate, quindi per lui venerdì è stato l'ultimo giorno al pronto soccorso. Originario di Ortonovo, ma via Regino di adozione, è diventato medico in quanto sia il padre che il nonno erano medici radiologi, ma lui ha scelto la specializzazione in chirurgia. In prima linea al pronto soccorso da anni si è dovuto interfacciare con diverse emergenze che gli hanno lasciato il segno, come quella della notte della strage ferroviaria del 29 giugno 2009, oppure qualche anno prima, la mattina in cui arrivò gravemente ustionato Matteo Valenti. Barbacci ha vissuto anche l'esperienza dell'alluvione in Alta Versilia del 1996. Ricorda poi anche qualche personaggio famoso che ha avuto bisogno delle cure dei sanitari del pronto soccorso del Versilia. Adesso avrà il tempo per fare il nonno. Ci ho vissuto 30 anni della mia vita in questa USD, per cui devo dire che ho passato più tempo in ospedale che a casa. La notte del 29 giugno è stata quella più devastante da un punto di vista sia psicologico che dal punto di vista del dolore delle persone. Negli ultimi mesi della sua carriera, l'emergenza che è ancora in corso, questa pandemia, come l'ha vissuta? L'abbiamo vissuta male perché nessuno si aspettava una cosa del genere. Io spero che questa situazione si risolva. L'importante è il buon senso delle persone, l'importante è il distanziamento, l'uso delle mascherine. Un po' di intelligenza sarebbe la cosa più importante.